La questione è sempre la stessa, bisogna scegliere da che parte stare e con attenzione, perché sarebbe fin troppo facile ridurre i prossimi 90 minuti ad un semplice confronto tra squadre, nazioni, parti del mondo, ad un Sud America contro Europa. C'è molto, molto di più. I segnali poi sono distanti, complicati, praticamente indecifrabili. Qual è la strada che dobbiamo scegliere? Quella della mistica albiceleste o quella dell'ordine e della ragione della Mannschaft? Forse il confronto è proprio questo, il razionale contro l'irrazionale. Anche perché numeri alla mano e figurina contro figurina quasi non ci sarebbe partita. E invece una partita ci sarà e ci sarà un pallone da scagliare nella rete opposta almeno una volta in più dell'avversario, perché in palio c'è un premio mica da ridere, in palio c'è il mondo e Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, Germania-Argentina, la finale di Brasile 2014. Ascoltatori di Centro Sono Sport e amici di Eutropia, buonasera da Gabriele Ziantoni e Alessio Nardo. Tutto pronto, finta contro finta, va Schweinsteiger a calciare, prende la barriera piena, palla che viene rinviata in avanti dove c'è Hummels ancora con la testa a cercare Ovedes, palla che non viene trovata da nessuno, c'è Messi che va a puntare, anzi al fascio Lavezzi che va a puntare proprio Hummels, lo salta, Lavezzi contro tutti, Lavezzi dentro per Messi, esce bene Ovedes, però attenzione ancora Lavezzi, alla di rigore, Lavezzi in diagonale! Fuori di pochissimo dalla porta difesa da Neuer, anzi era proprio... Higuain, il Pipita, calzare con il collo destro, diagonale interessantissimo che ha attraversato l'intera area di rigore, quello della centravanti del Napoli, Neuer ha lasciato sfilare il pallone in maniera molto molto coraggiosa, sfera che è terminata addirittura dalla parte opposta senza terminare sul fondo, al quarto di questo primo tempo, primo brivido di questa finale, di questa partita, firmato Gonzalo Higuain. Matthew Hummels va a conquistare e a controllare questo pallone nel cerchio di centrocampo, in verticale va a cercare Toni Kroos che viene anticipato, riparte Higuain, accanto a sé c'è anche il Messia, Messi arriva a Rocco a sinistra, vediamo quello che si inventa il Pipita, sbaglia però perché serve di fatto un giocatore della Germania, ma poi riparte ancora la formazione di Sabella con Boateng che fa buona guardia su Higuain e Neuer che va al rinvio lunghissimo al ventesimo, non ci arriva a close con la testa, anticipato da Garay, ci arriva però Hummels contro proprio Messi, poi sbaglia Kroos, attenzione Higuain che è solo, Higuain sul fondo e questo è un gol mangiato, un errore incredibile di Toni Kroos che con la testa cercando un retropassaggio ad un proprio compagno ha servito Higuain solo di fronte a Manuel Neuer, ha fatto quattro passi Higuain e poi ha calciato a rete verso la porta difesa da Manuel Neuer, non ha nemmeno trovato i tre pali, palla direttamente sul fondo. Ancora più clamoroso però l'errore del Pipita, queste sono le sue palle, uno come lui di solito da quella posizione fa gol, invece ha lasciato rimbalzare il pallone, ha provato con il destro un destraccio, una conclusione sbilenca, palla fuori, terza grande occasione per l'Argentina in questa partita con la Germania che forse sente un po' la pressione di questa finale, errori di questo genere non sono comuni nella squadra di Löw. Poi ci arriva comunque Romero col mancino a ricacciarla fuori, con la testa la tocca evidentemente Higuain, ancora in avanti per Messi che la controlla col mancino, la va a servire dalla parte opposta dove c'è spazio per Biglia, può andare Biglia, anzi Lavezzi, cross al centro, Higuain! Gonzalo Higuain! Si sblocca la finalissima! Al 29esimo e 31 secondi, anzi no! Il gol è annullato, è stato annullato il gol dell'Argentina, giusta la segnalazione del secondo assistente di Nicola Rizzoli. Messi era di rigore, Messi, palla che passa, la mette fuori Boateng col mancino, va a salvare il risultato, a ricacciare fuori questo pallone che era destinato ad entrare in rete e dunque a tenere inchiodato il risultato sullo 0-0, la Germania gioca ma l'Argentina è molto più pericolosa, Alessio. È tutto pronto, sta per partire ancora questo calcio d'angolo, parte Kroos sul secondo palo, arriva di testa Ovedes e colpisce un palo clamoroso, clamoroso. Dicevo un primo tempo che è stato anche divertente per i primi 20 minuti, poi è diventato molto molto fisico, tanti contrasti in mezzo al campo, il gioco è andato un po' a farsi benedire, vedremo come sarà questo secondo tempo con Agüero al posto di Lavezzi. Eccolo qui, questo è Messi, tira a rete! Fuori di un niente, che mancino del Messia, palla che sfiora il palo alla sinistra di Manuel Neuer e termina sul fondo, altro brivido per il portiere del Bayern di Monaco che ha potuto semplicemente guardare, pregare e poi osservare il pallone terminare fuori.
che ha giocato l'ennesima partita strepitosa e invece non c'è più tempo. L'arbitro fischia tre volte, dice che può bastare per quanto riguarda i tempi regolamentari. Argentina e Germania se ne vanno all'extra time. Ora Mario Götze all'indietro per Schürrle. Che piattone di Schürrle, non è finita. Özil deviato, poi Garay la mette fuori dove c'è Mascherano, che va a salvare la propria area di rigore in verticale per il Kun Aguero. 3 contro 3, ottimo l'intervento di Boateng, poi in scivolata Hummels ad anticipare proprio Messi. Ora Mascherano ancora per Aguero, con la testa salta Hummels, esce Neuer. Arriva però in anticipo De Michelis, poi Zabaleta. Ancora in avanti per Fernando Gago, scambio stretto con Messi, esce sempre Schürrle, la palla la trova invece Mascherano, ancora per Gago, gioca in un fazzoletto l'Argentina, ancora con Messi, sfera sul mancino, cerca di accentrarsi, El Messia la va a girare dalla parte opposta per Ezequiel Garay, che scatta un po' ma comunque poi la tiene in campo, in verticale per Rocco, è solo in mezzo a 4, va al cross a cercare Palacio, palla buona, Palacio, il pallonetto sul fondo, si è mangiato un gol davvero clamoroso Rodrigo Palacio. Stop di petto fantastico, pallonetto superlativo a Neuer, poi la invece spedita sul fondo con Boateng, che comunque avrebbe fatto buona guardia. Azione proprio la Germania, Götze! Mario Götze! Fa pendere questa finale dalle parti della Germania al 113° e 33 secondi, Germania 1, Argentina 0, ha segnato Mario Götze, un gol meraviglioso con il sinistro alle spalle di Sergio Romero. Lo stavamo dicendo, questo era un gruppo che meritava evidentemente di portarsi a casa questa finale. Non è finita, Alessio, però in questo momento la Germania è vicinissima al suo quarto titolo mondiale. Non è finita, ma per adesso è lui l'uomo del mondiale, l'uomo della storia, il numero 19, Mario Götze. Perfetto l'aggancio in aria, lo stop con il petto, il sinistro al volo sull'assist dalla sinistra da parte di Schürrle, una conclusione sul secondo palo, nulla da fare qui per Sergio Romero, un gol bellissimo da parte del fuoriclasse, del giovane fuoriclasse del Bayern di Monaco. La Germania la sblocca proprio nel secondo tempo supplementare, 1-0, e adesso Argentina all'assalto. Finisce qui, Nicola Rizzoli fischia tre volte, dice che può bastare e manda tutti negli spogliatoi. La Germania si laurea campione del mondo, la Germania vince il suo quarto titolo mondiale, la Germania batte per 1-0 l'Argentina con un gol di Mario Götze arrivato al 112°. La Germania alza al cielo la sua quarta Coppa del Mondo.